Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball What If. Siamo arrivati alla puntata numero 7. Magari tutti quanti aspettavate la saga di Fukatsu no F, ma in realtà no, non ci sarà questa saga. Ho cambiato un po' le carte in tavola e niente. Detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Nell'episodio precedente, Goku e Gohan Fusion Gokan hanno affrontato il dio della distruzione Beerus, usando la forma del Super Saiyan God, finendo col pareggiare col dio. Successivamente, i due decidono di dividersi per vivere meglio la propria vita. Super Saiyan Blue, Super Saiyan White è la vera potenza di Broly. Una grande nave spaziale si sta avvicinando alla Terra. Al suo interno ci sono dei soldati reduci dell'ormai caduto impero di Freezer, che intendono riportare in vita i due fratelli, Freezer e il Cooler. Arrivati sulla Terra, due soldati, Dagome e Shisami, vedono Pilaf e la sua banda evocare Sharon. Qui, i tre vengono bloccati dai due soldati, che chiedono a Sharon di resuscitare Cooler e Freezer. Ritornati in vita, i due fratelli chiedono ai due soldati chi sono, cosa sta succedendo e soprattutto dove si trovano. I due soldati spiegano la situazione ai due fratelli, spiegano a Cooler inoltre che ora Goku e gli altri Saiyan sono molto più forti, pertanto i due arcosiani devono allenarsi se vogliono avere la loro vendetta. Freezer si infuria con il fratello, dato che si è fatto sconfiggere dai Saiyan. Dopo questa sfuriata, i quattro tornano sulla nave. Tornati nello spazio, i due fratelli decidono di allenarsi per poter sconfiggere i Saiyan, ideando pure un piano che permetta a loro di sconfiggere ogni nemico. Nel frattempo, Goku, Vegeta e Gohan si stanno allenando sul pianeta di Beerus. Negli ultimi mesi hanno imparato a miscelare il Ki divino al potere del Super Saiyan e hanno sbloccato uno stadio più potente del Super Saiyan God, ovvero il Super Saiyan Blue. Nel frattempo, Bardock, l'ex Re Vegeta, Broly e Radish, tramite l'ausilio di due Saiyan neonati, eseguono segretamente il rito per ottenere il Super Saiyan God. Eccessivamente, i Saiyan vanno ad allenarsi in segreto per potenziare questa forma. Qui, i quattro Saiyan imparano ad infondere il potere del Super Saiyan nel Super Saiyan God e si trasformano anch'essi in Super Saiyan Blue. Whis sente ciò che sta succedendo e decide di fermare l'allenamento per prelevare gli altri Saiyan e farli scontrare in una Battle Royale d'allenamento per affinare i loro poteri e i loro sensi. Whis si teletrasporta insieme a Goku sul pianeta Bardock e porta con sé i quattro Saiyan. Appena tornati sul pianeta, l'angelo spiega a tutti la sua idea e propone appunto questa Battle Royale. Tutti i Saiyan accettano, eccitati per questa sfida che gli sta per capitare. Whis inizia ad esporre le regole. Non si può uccidere, niente utilizzo di armi esterne, niente alleanze fra gli avversari e soprattutto la Battle Royale dura 10 minuti ed è consentito ridurre in fin di vita. Sentite le regole, tutti i Saiyan si sono disposti sul pianeta. Whis dà il via. Goku si teletrasporta in varie zone del pianeta per cercare i suoi avversari. Dopo circa un minuto di ricerca, trova suo fratello Radish. Quest'ultimo non è al livello del fratello, ma decide di combattere lo stesso, perché un vero Saiyan non si arrende mai. Radish si scaglia subito su Goku, usando tutta la sua potenza, infatti questa è l'unica possibilità che ha di vincere o perlomeno di ferire suo fratello. Lo colpisce con una serie di pugni, con due colpi dell'aura e con un pugno che danneggia lievemente Goku. Quest'ultimo, incuriosito dalla volontà del fratello, decide di stare al gioco e colpisce, senza usare tutta la sua forza, il fratello. Il fratello controbatte, colpendolo con altri colpi dell'aura. Qui, Goku lo colpisce con un impeto di colpi. Radish cerca di tenergli testa, parando qualche colpo. Solo che
c'è una superiorità netta da parte di Goku verso il fratello e quindi viene sconfitto. Goku lo finisce con una Kamehameha. Il fratello cade al suolo sconfitto. Vegeta viaggia per tutto il pianeta volando ad alta velocità. Si imbatte in Bardock che sta affrontando l'ex re Vegeta. Qui Vegeta colpisce Bardock con una miriade di colpi molto potenti dell'aura. Il re, preso dalla sprovvista, accusa a morte i colpi e si scaglia su un nemico. Lo colpisce con dei pugni molto potenti e lo stordisce buttando a terra con un calcio fortissimo. Poi viene preso da dietro dall'ex re Vegeta, che successivamente viene ridotto in fin di vita da un'onda dell'aura molto potente da parte del re. Gohan affronta Broly, che è diventato molto potente, raggiungendo il limite del Super Saiyan Berserker, limite imposto dal suo stesso corpo. Il Saiyan colpisce con un impeto Broly, che si fa poco male. Poi quest'ultimo colpisce Gohan con delle sfere di aura verde molto potenti, scaraventandolo dall'altra parte del pianeta. Poi si scaglia sul ragazzo, colpendolo con dei pugni molto potenti, colpendolo ripetutamente poi con dei colpi dell'aura. Gohan resta stordito a terra. Bardock, dopo aver assistito alla scena, si scaglia su Broly, colpendolo con dei colpi fortissimi. Il Saiyan inizia ad accusare i colpi del re e inizia ad indebolirsi. Nel frattempo Gohan si rialza, ormai in forma base, pensa al fatto che lui non ha solo il Super Saiyan, ha pure il potenziale liberato, che è di gran lunga più potente della trasformazione dei Saiyan. Decide di miscelare quindi il potere del Super Saiyan God con il potere del potenziale sbloccato. Riuscendoci, Gohan sblocca il Super Saiyan White, una miscela di calma, razionalità e potenza. Dopo essersi trasformato, si scaglia su Broly, che sta combattendo contro Bardock. Lo pesta e lo colpisce con una Super White Kamehameha devastante, stordendolo. Bardock viene colpito da Goku, che ha percepito lo scontro, e con un solo colpo viene sconfitto dal figlio. Gohan si ritrova faccia a faccia contro il padre, gli si scaglia contro e sorprendentemente lo supera in velocità, arrivando a colpirlo molte volte. Goku non fa in tempo a parare i suoi colpi, che si ritrova contro una Super Kamehameha scagliata dal figlio. Inerme, di fronte a tutta questa potenza, viene quindi sconfitto. Whis si congratula con i Saiyan, in particolare con Gohan, dicendo che sono diventati molto forti. Continua dicendo che magari tra di loro c'è il prossimo dio della distruzione. Beerus, sentendo ciò, inizia a gridare contro il suo maestro. Scherzosamente Whis gli dice appunto che era solo una cosa detta per scherzare e che al momento non vuole sostituire Beerus. Una volta calmata la situazione, un boato si sente in lontananza. Da questo boato uscirono fuori due individui, non riconosciuti da nessuno all'inizio. Successivamente Beerus, guardando meglio, nota che sono Ciampa e Vados, rispettivamente. Il fratello di Beerus è dio della distruzione del sesto universo e Vados, sorella di Whis, è angelo del sesto universo. Qui Ciampa propone al fratello un piatto tipico del sesto universo. Dopo averglielo fatto assaggiare, Beerus non manifesta nessuna emozione e, altezzosamente, dice al fratello che la Terra ha il miglior cibo di tutti gli universi. Ciampa chiede a Vados di cercare il pianeta Terra nell'universo 6, incuriosito dal cibo, ma purtroppo notano che è distrutto a causa di un conflitto interno. Ciampa, quindi, geloso del pianeta Terra dell'universo 7, parla a Beerus delle supersfere del drago e propone maliziosamente al fratello un torneo dove il vincitore si aggiudica le supersfere del drago e il pianeta Terra del settimo universo. Ragazzoli cari, questo episodio finisce qua. Cosa avrà risposto Beerus? Avrà accettato di partecipare al torneo? Beh, lo scoprirete nella prossima puntata. Come al solito, fatevi sapere cosa ne pensate dell'episodio qua sotto nei commenti. Trovate i vari link in descrizione per il mio Patreon, il mio Discord e il mio Telegram, se volete mantenervi in contatto con me e gli altri Idols, ovviamente. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate e condividete il video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche del canale, perché sennò i feed non arrivano. Grazie YouTube. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!